Oh mio Dio, e scendiamo a sto punto, ragazzi. Ragazzi, vedo qualcosa lì, c'è qualcosa di strano. Allora, io sono all'interno di questo mondo. Oh mio Dio, cos'è? Ma è una faccia che sorride all'interno dell'erba. Ma ragazzi, allora, noi siamo i cacciatori del mistero. I più forti cacciatori del mistero. E adesso noi andremo a vedere che caspita c'è qui sotto. Cos'è? Oh, oh, no, 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 no. Aia! No, non posso, ragazzi, non posso. C'è lui, cosa vuole? Oh, sta facendo la sua musichetta del cacchio. No, ti prego. Ma perché fa così? Smettila! Oddio, proprio mi devo allontanare, non mi fa andare, mi uccide praticamente. Allora, no, 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 allora, ho capito. Devo farmi l'armatura di ferro, prima di tutto. Prima di tutto, armatura di ferro. Quindi andiamo qua dentro. Allora, punto primo, ragazzi, c'è da osservare una cosa. Lui sta difendendo quella bocca. Perché lo sta facendo? Punto di domanda. Che cos'è che vuole nascondere? Perché mi sembra solamente... Cioè, insomma, in realtà mi sembra una cosa più che lecita da fare. Perché è abbastanza misteriosa come cosa. Mettiamoci immediatamente l'armatura. Vorrei capire se c'è lui oppure no. Perché adesso io mi metto qua della pietra, così, e vado qua sopra. Magari mi faccio anche una scala in modo da arrivarci più facilmente. Perché poi adesso, ecco qua, così. E poi, no, cosa sto facendo? Così. E poi così. E poi eccoci qua. Adesso siamo qua sopra e da qui possiamo calpestare gli alberi. Perché noi ricordiamoci, ragazzi, sempre che non possiamo calpestare l'erba, ok? Erbam non possiamo calpestarla, sennò ci dà un male cane proprio, cioè impazzisce. Ma giustamente anche. Infatti anche se la calpesta lui si arrabbia tantissimo. E infatti vedete, vedete, guardate. Guardate, guardate, guardate. Oddio. Praticamente cosa sta facendo? Si sta guardando intorno? Ed è entrato! È entrato dentro la bocca, ma quindi si può veramente entrare. Quello, ora che ci penso, sembra un ascensore, vedete lì? Ok, allora. Sbrighiamoci perché non possiamo calpestare per troppo tempo Erbam. Quindi, veloce, 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 dai, 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 ho paura, ho paura, ho paura, ho paura. Non so se ho più paura a entrare nella bocca oppure no, ragazzi. Guardate tutti i denti! Ma che diavolo è? Ma vi sembra normale? Ma poi che cacchio ha? Questa è la bava col sangue qui in giro? Ma what? Ma in che senso? Oh mio Dio, scendiamo a sto punto, ragazzi, perché voglio capire che cacchio... Oh, attenzione, no, nascondiamoci, dove mi nascondo qua? No, mi devo nascondere di più, di più. Qua, ok? Beh, così, così, così. Così non mi vede in teoria. Ah, vedete, sono perfettamente invisibile praticamente. Ma cosa sta facendo, ragazzi? Sta andando... vedo dei letti lì lontano. Ah, sta aprendo delle cose. Ah. Sto è strano sto tizio, eh. Cosa sta facendo? Sta andando lì. Poi che cacchio... Ah, sta annaffiando i fiori pure. Addirittura. What? Che strano sto posto. Comunque io vedo anche un blocco viola lì. Aspetta, dove cacchio? È andato pure qua, c'è un tavolo. Ma cosa sta facendo? Oh, perché c'è un cuore? Che senso ha? Ma mica è innamorato di qualcuno, ragazzi? Cosa vuol dire? Cosa sta facendo? Ha fatto un altro cuore. Guarda cosa sta facendo. Ok, mi sembra quindi che stia mettendo dei mini blocchetti. Vedete, ragazzi? Sta mettendo tipo dei mini blocchetti lì. Sta cercando di completare quel pavimento. Perché cos'è che c'è lì sotto? Magari c'è qualcosa lì sotto, forse? Oppure magari si è rotto semplicemente perché vedo che è viola, no? Quindi è diverso da tutto il resto, perché il resto è azzurro, eccetera. Io ho paura di farmi vedere, ragazzi. Non ci facciamo vedere, ovviamente. Noi stiamo qui al segreto perché non so che reazioni potrebbe avere. Perché prima si era arrabbiato tantissimo. Ho paura che mi voglia uccidere, ovviamente. E non voglio che mi uccida, ok? Anche perché questo mi sembra un mistero più che misterioso. Noi siamo i cacciatori del segreto, ragazzi. Dei segreti, perché ce ne sono tantissimi. Infatti noi stiamo alla ricerca dei segreti. Oh, attenzione, non dobbiamo farci vedere. No, 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 ti prego, no, no. Oh, non mi ha visto. Non mi ha visto, non mi ha visto, non mi ha visto, non mi ha visto, non mi ha visto. Oddio, oddio. Oh, dove è andato? Che cacchio è sta cosa? Non entrare. Ok, aspettate un attimo. Prima voglio capire che cacchio c'è qua. Poi dopo non entrare. Prima di tutto, ragazzi, Erbam praticamente ha una bocca. E questo secondo me è il suo stomaco. Vedete? Questo è tutto verde. Noi siamo dentro la pancia di Erbam. Ma che schifo. Oh, poi guardate qua. Cioè, queste sono tutte delle prelibatezze molto buone. C'era addirittura questo coso per fare l'acqua.
Ovviamente ci sono un sacco di ventole perché qua siamo sottoterra, ragazzi, quindi l'aria deve uscire, si deve reagire tantissimo. E poi qua noto un libro, aspetta, mettiamoci al segreto. Cioè dico qua al nascosto perché sennò ci vede magari. Patto fra Erbam e Nugget. Nugget vive nello stomaco di Erbam ed Erbam gli dà attenzioni? In che senso? Oh mio Dio. Quindi, se abbiamo capito bene, adesso Erbam e lui e Nugget stanno insieme. Però prima, scusate, a me non sembrava, perché prima lui stava calpestando Erbam e si è arrabbiato. Forse Erbam si arrabbia sempre, giustamente. Mai calpestare Erbam, ragazzi. Qua ovviamente c'è il tavolo con tutte le prelibatezze, con tutte le cose da mangiare. Ed ecco, ora capisco il cuore, ragazzi. Il cuore, perché fra loro due adesso c'è un'amicizia. Forse qualcosa, spero non qualcosa di più di un'amicizia, per carità, se no, davvero. Ecco, allora abbiamo capito tutto. Abbiamo capito tutto, ragazzi. Quindi il cuore adesso è perché loro in realtà, capito, si vogliono bene. Loro due adesso. E vabbè, ragazzi, potrebbe arrabbiarsi lui. Però io voglio entrare comunque. C'è scritto non entrare, ma a me non interessa. Oh, ragazzi, sta ballando. Cosa sto vedendo? Cos'è sta roba? Ma poi perché non mi attacca? Assurdo. Che cacchio te devo fare? Completa? Devo completare questa cosa? In che senso? Ah, so come farlo. Praticamente devo fare le stesse cose che ha fatto lui prima, completando il pavimento. Bene, ok, allora. Però io non ho voglia, onestamente. Voglio andare da... Cioè, voglio proseguire per... Ah! No, mi sa che non posso, ragazzi. Vedete, mi fanno con la testa! Cioè, devo completare, quindi. Sì, ok, va bene. Allora devo... Vabbè, facciamo così. Prendiamo un sacco di blocchetti. Oh no, ho rotto tutto, aspetta. No, scusa, scusa, scusa. Ti prego, no. No, scusami, 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 veramente. Non volevo, non era... Non si vede... No, no, ragazzi, no, ragazzi. Non si capisce. Dov'è il buco? Cos'è che ho rotto? Vabbè, senti, sistemalo tu, non... Cioè, io intanto continuo qua. Devo continuare, sennò si arrabbia, ragazzi. Vedete? Ah, bello. Ottima idea. Perfetto. Prendiamo questa cosa e completiamo. Allora, facciamo così. Così, ok. Ah, vedete? Quindi funziona in questo modo. Ora devo continuare, devo prendere un sacco di blocchettini da questa parte. Devo super schiacciare tantissimo. Oh, oddio, ho rotto di nuovo tutto. Ho rotto di nuovo tutto, non va bene. Scusa, no, veramente. Scusami, 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 scusami. Ragazzi, veramente, non sto... Cioè, devo fare veloce, sennò qua diventa abbastanza... Cioè, mio Dio, ma devo fare tutta sta storia, mi stai a dì? Ho capito, amico mio, ma qua veramente non finisco più, Vai, schiaccio tutto quanto. Ok, bene così, bene così. Continuiamo, continuiamo così. Oh no, oh no. No, sto di nuovo ballando, sto di nuovo la canzone. Oddio. Continuiamo, ragazzi, continuiamo. Non fermiamoci mai, perché sennò sto qua ci fa fuori, ovviamente. Ho rotto tutto quanto il blocco e c'erano un sacco di blocchettini, quindi adesso... Mettiamoci qua, ok, perfetto. Ah, vedete, adesso si completa molto di più, perfetto. Poi, che cacchio c'è qua? Devo probabilmente completarlo tutto quanto così. Vedete, lui mi sta pure controllando. Vabbè, ha capito, amico mio, cioè non ti arrabbiare troppo. Ok, perfetto, ottimo, ottimo così. E poi questo qua lo dovrò completare, immagino, così. Perfetto, fatto, posso andare avanti per caso, punto di domanda. Vedete, lui sta andando in effetti avanti, ok. Continuiamo, vediamo un attimo che cacchio è in mente, perché ormai... Ma che fa? Ma mi chiude dentro, era un labirinto, ehi! Devo veramente smettermi a scavare adesso. Madonna, quanto lo odio questo qua! Oddio! Cosa sta facendo? Vabbè, io rompo qua, che te devo dire? Cioè, vabbè. Adesso si arrabbia probabilmente, no? Spero di no. No, ti prego, no? Vabbè, allora rompo anche queste, tosta, sei felice. Se sei felice tu lo sai, batti le mani, ma non rompere le scatole. Se sei felice tu lo sai, batti le mani. Ma che cosa stanno vedendo i miei occhi? Cosa... Mi devo sedere qua, vero? Oh mio Dio, cosa c'è? Dobbiamo mangiare? Peccato che io non ho fame. Beh, amico mio, che facciamo? Ci guardiamo negli occhi? Io non ho fame, non mi fa mangiare su Minecraft. Sei veramente scorbutico. Ma che schifo, ma poi io dovrei mangiare così? Ma ho le particelle in faccia, cosa sta succedendo? Mi ha dato hunger, mi ha dato fame. Vedete, ragazzi, mi ha dato
Hunger. E vabbè, allora io qua mangio con... Esatto, perfetto, mangio... No, la torta, possiamo mangiarci la torta. Invece queste cose non ce le possiamo mangiare. Oh, ragazzi, mi ha dato un sacco di hunger. Ho un sacco di fame. Perché ho così tanta fame? Oddio. Ok, però non sembra più avere... Cioè, no, invece è aumentata di nuovo. E sta continuando, ancora 40 secondi. Devo mangiare. Oddio. Mangio anche i cupcake, mangio ogni cosa. Anche questa torta, ho fame. Devo mangiare. Ok, ma lui è strafelice ovviamente. E cosa c'è? Pure questo adesso dobbiamo mangiare. E vabbè, mangiamo anche questo che te devo dire. Io c'ho fame, quindi continuiamo a mangiare. Ho mangiato l'hamburger. Ho mangiato tutto l'hamburger, magari si arrabbia. Sta mangiando i pesci. Pure i pesci fanno bene. Cioè, insomma, non so adesso. Però, buono, però ancora fame. Ok, ancora 6 secondi di fame. Ancora, mangiamo. Ma, cioè, che strano. Sto mangiando praticamente con il nugget, praticamente. Questa cosa, ragazzi, è strana, perché lui in effetti è da mangiare, se ci pensate, no? Ok, mi sta praticamente chiamando, mi sta dicendo, vieni. Ok, va bene, devo venire con te qui. No! Che fa... Ma che sei fuori? Ma ragazzi, sto qua, cioè, io... Vabbè, raga, siamo qua. No, ti... Non ti... No. No, veloce. No, ma che sei fuori? Ah! Brutto pazzo, che... Madonna, quanto ti odio! Siamo alla fine, quindi. Aspetta, perché qua non continua più, quindi... Vediamo. C'è un libro. Sei un vero cacciatore dei misteri. Grazie per le attenzioni, ma ora fuori da casa mia. Aspetta. Che cosa c'è qua? No, aspetta, devo prendere le cose. E poi ci sono anche queste cose. Io, ragazzi, le prendo tutte. Forse questa era a casa sua e si sta arrabbiando. No, raga, devo uscire. Forse è stata una pessima idea rubargli le cose. No, ragazzi. Ok, l'ho bloccato così. Ok, perfetto. L'ho bloccato, lo riblocco. No, non va bene, ragazzi. Non va per niente bene. Rompiamo questa cosa. Rompi! No, paura che mi uccida. Aiuto. No. Scappiamo. Via. Scappa. Ok. Nascondiamoci bene. No, qua c'è erba, che si arrabbia tantissimo. Che mi nascondo fra le fronde, così non c'è niente. Ok, perfetto. Perfettamente così. Adesso mangiamo. Ok. Allora, adesso aspettiamo che se ne vada via. Vediamo un attimo se se ne va. Oddio! Sta calpestando Erbam sicuramente. Certo, se calpesti Erbam, certo che si arrabbia. Non sembra che ci sia più. Ok, forse posso entrare. Ho paura che se entro qui dentro ci sia lui, magari. Da qualche parte non c'è nessuno. Ok, perfetto. Ma quindi, ragazzi, vi immaginate se gli rubiamo questa casa? E ce la teniamo noi? Perché comunque sembra bellina. Comunque qua ci sono anche... un sacco di cose. Ma non avete cosa? Ma quasi io queste cose me le prenderei. È cibo gratis, ragazzi! Ma che scherzate? È cibo gratis! Ma me lo prenderei un sacco! Ma che scherzate? Buono! Pure queste cose, peraltro, si possono te mangiare. Queste cose non sono mica decorative, eh? Queste cose sono buone, si possono mangiare. Ma ho di nuovo fame! Ma chi è che mi ha dato fame, ragazzi? Aspettate un attimo, questa cosa... Ma forse è lui che mi sta spiando da qualche parte? Non ha senso. Non c'è lui adesso. Perché ho fame di nuovo? Aspetta, mangio un altro pesce. Però devo togliere sta roba. Ok, perfetto. Mi sono mangiato. Ok. Allora, aspettate un attimo. Perché fa così il signorino? Perché, cioè, è apparso qua? Ma si è chiusa la porta da sola? Nora. No, io me ne vado. Allora, poi qua ci ritorniamo, ovviamente. Ma che scherzate, certo che ci ritorniamo. Oddio, che spavento, pensavo non mi facesse più uscire. Poi non vorrei stare in una bocca oppure in uno stomaco di Ervan, quindi usciamo via da qui. Credo che proprio questa sia casa sua, ragazzi. Non so se è una buona idea, tipo, volerci prendere casa sua. Forse dovremmo farci una casa anche noi, magari più bella della sua. Però dovremmo farcela anche noi ad una certa, la casa. Anche perché se ci pensate, questo qua è vero. Poi... onestamente, io so che sto continuando a ritornare. Però mi sembra strano che lui adesso appaia e riscompaia. Cioè, scompare e riappare di nuovo. Senza un preciso... Cioè, io mi aspettavo che sono entrato in casa sua. Dovresti in qualche modo buttarmi fuori da casa tua, no?
in un certo senso. Ha senso, se ci pensate. E che secondo me vuole anche attenzioni, quindi gli fa anche piacere che io stia qui, se vedete. No, sta ballando! Cosa fa? Oh mio Dio. No, 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 non fa! Non fa! No, mi ha bloccato, ragazzi, forse non devo entrare. Aia! Certo che c'è pure un campfire qua. Che cacchio di senso hai in una casa? Scusami, pure tu. Ho capito! Non mi fa... Allora, spiegami meglio che caspita è questa casa. No, 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 non va bene. Devo uscirmi da casa sua, ragazzi, per forza. Basta dargli fastidio, veramente. Sennò poi dopo qua finisce veramente male, purtroppo, la situazione. E qua so che non dovrei calpestare Erba, ma anche perché adesso si arrabbia tantissimo, probabilmente. Però dovrò tornare a casa mia. Scusami, Erbam, veramente scusami. Vi siete messi d'accordo voi due? Eccoci, ha dato il fulmine. Come vi siete messi d'accordo? Cioè io mi aspettavo che tu ti mettessi d'accordo con me, anche perché la scorsa volta ti ha fatto arrabbiare. È vero che poi sono io che ti ho calpestato di più, forse, quindi va bene. E allora però? Che fai a casa mia? Cosa fai? Cosa staresti facendo? Poi sei sull'erba. E ha ragione Erbam, ha veramente ragione. Non gli devi mai stare davanti, sopra. Hai ragione, signor Erbam. Hai ragione. E scusami, mica. Uno non è che può decidere così e ti calpesta così perché c'ha voglia. Ragazzi, noi siamo i cacciatori del mistero. Ma noi siamo rispettosi, ok? Rispettosi. A differenza di quella persona. Che in realtà non è una persona, è una nugget, veramente. Di quella nugget. Siamo rispettosi noi. Siamo brave persone, ok? Oh. Adesso me ne vado qui dentro. E comunque, è vero che forse siamo entrati in casa del tizio. Però non lo sapevo, ok? Non lo sapevo. E comunque, aspettate un attimo, perché io qua questa cosa vi devo... E comunque, comunque sì, anche se sono entrato nella casa del tizio, no? Ma comunque, non può... Questo è il mio mondo, se permettete. Se permettete. Quindi, veramente, chi non è rispettato sono i... Anzi, siamo noi, cacciatori del mistero. Perché questo è il mio mondo. Io non ho dato l'autorizzazione che ci siano queste cose nel mio mondo. E invece cosa ci fanno? Si fanno i loro piani all'interno del mondo? Punto di domanda. E non va bene così, eh. E non va bene. Noi siamo i cacciatori del mistero. E noi siamo gente rispettosa, rispettabile. Perfettamente così. Quindi, adesso... Io direi che per oggi veramente il mistero è chiuso. Vedremo se spawneranno altre di queste strutture qui intorno.